i cittadini romani vivevano prevalentemente in municipi o colonie di diritto romano, sebbene vi potessero essere numerosi cittadini romani anche in municipi non romani o in colonie latine. Infatti, almeno in Oriente, erano piuttosto diffusi i conventi di cittadini romani, che raggruppavano cittadini romani del luogo. Inizialmente, specialmente durante i primi anni della Repubblica, alcune città diventavano parte della Repubblica senza però ottenere diritto di voto. Esse erano chiamate civitas sine suffragio. Si poteva entrare nel corpo civico anche tramite la città, con l'attribuzio. Questo procedimento portava ad unire le popolazioni non romane ad un vicino municipio romano. In questo caso essi conseguivano la cittadinanza. Caso famoso è quello della tabula clesiana. Si tratta di un'iscrizione rinvenuta a Cles su di una tavola bronzea. Riporta un provvedimento dell'imperatore Claudio, datato all'AD di marzo del 46 d.C., mediante il quale veniva concessa la cittadinanza romana di pieno diritto ad alcuni popoli stanziati nelle vicinanze di Cles, Anauni, Sinduni e Tulliases. L'attribuzio era con il municipium di Tridentum, l'attuale Trento. Oltre all'attribuzio esisteva anche la contribuzio. Mentre la prima legava singoli individui e intere comunità al più vicino municipium romano, la seconda era molto simile alla isopoliteia greca, ovvero univa due centri abitati vicini in uno solo. Un modo frequente di ottenere la cittadinanza era quello di essere magistrati cittadini, ovvero i notabili locali ricevevano la cittadinanza quando si ricopriva una magistratura locale. Questa prassi venne successivamente allargata all'intero corpo dei decurioni cittadini, ovvero i senati locali.